Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Portiamoci subito sul futuro americano, sull'S&P 500. Ieri abbiamo registrato, dopo un avvio piuttosto debole di giornata, una seduta positiva per quanto riguarda Wall Street, che ha beneficiato soprattutto dei positivi risultati societari pubblicati nella giornata di ieri. Da sottolineare soprattutto la trimestrale di Google, che appunto ha battuto le attese degli analisti. Tutti e tre i listini principali hanno chiuso in territorio positivo, il migliore è stato il Dow Jones in salita dello 0,46%, a seguire l'S&P 500 con un rialzo dello 0,44%, ben impostato il rialzo anche l'indice tecnologico. Bene, che cosa è successo da un punto di vista tecnico? Ieri mattinata, durante la nostra market view, avevamo definito un'importante area di resistenza posta tra area 1484-1485, livelli che erano stati raggiunti proprio durante la seduta asiatica e avevano generato una prima fase di debolezza in seguito all'apertura negativa dei listini europei. Movimento che tuttavia non è riuscito a raggiungere i principali livelli supportivi posti in area 1470 punti. Successivamente nel pomeriggio abbiamo visto un ritorno di positività, superamento della resistenza di breve passante a 1481 che ha generato un nuovo movimento rialzista, come vi dicevo, appunto facilitato anche dai positivi risultati societari pubblicati, che ha generato appunto questo nuovo movimento rialzista, movimento che è giunto proprio ieri sera in chiusura a definire nuovi massimi di periodo, raggiungendo la resistenza statica passante a 1491 punti. Ecco, ancora una volta questo sarà il livello per la giornata odierna da monitorare, sicuramente un primo livello di resistenza piuttosto importante che ha definito nella seduta asiatica, ancora una volta piuttosto debole, soprattutto la performance di Tokyo, che dopo l'ottimo rialzo delle ultime settimane sta registrando appunto delle prese di beneficio, una chiusura in ribasso di oltre 2 punti percentuali. Ecco, ovviamente questo è impattato anche in parte anche sul futuro americano. E attualmente stazioniamo in area 1486 punti. Ecco, oggi da seguire in caso di breakout rialzista proprio dei massimi di ieri, quindi di area 1490,8, ecco, questo definirebbe la prosecuzione della tendenza rialzista con un inevitabile test di 1500 punti, livello ovviamente importantissimo in quanto anche soglia psicologica che in prima battuta causerebbe quantomeno delle prime prese di beneficio. Se viceversa questo movimento correttivo in atto appunto già durante la nottata dovesse proseguire, quindi non assistere nelle prossime ore ad un breakout rialzista, ci attendiamo una nuova fase correttiva con obiettivi che poniamo tra area 1474-1470 punti. Ecco, possiamo notare ancora una volta come nonostante questo movimento dal punto di vista dei prezzi prosegua a rialzo, stiano proseguendo ormai da diversi giorni divergenze negative, per esempio sull'RSI, sia su time frame orario che anche su time frame maggiori, come un time frame H4. Giornata sicuramente molto differente per quanto riguarda i listini europei, soprattutto abbiamo registrato una seduta contrastata, in quanto tutti i listini del vecchio continente hanno chiuso ieri la giornata in territorio negativo, così non è stato per Piazza Affari che viceversa ha chiuso in salita di circa un mezzo punto percentuale. Andiamo a vedere che cosa è successo sul DAX. Ieri avevamo parlato di un'importante resistenza passante proprio a 7.750 punti che vedete dopo una prima ora che non aveva visto praticamente una minima direzionalità sul futuro tedesco, ha generato questo fortissimo movimento ribassista, veramente degno di nota. Siamo passati da 7.750 punti alla rottura del supporto che avevamo definito importante posto a 7.705 che ha richiamato nuove forti vendite sul futuro tedesco con un retest dei minimi relativi precedenti. Veramente un movimento degno di nota che vedete poi successivamente nel proseguo della giornata ha definito un rimbalzo. Dopo il retest dei minimi relativi precedenti si è formato questo chiarissimo pattern candlestick di indecisione che ha visto poi un ritorno degli acquisti. Ecco, movimento che poi è proseguito per l'intera giornata in quest'area piuttosto laterale. Chiusura negativa per il DAX di Francoforte con un meno 0,70%.
Che cosa ha provocato poi questo repentino comunque rialzo rispetto alle vendite a cui avevamo assistito durante la prima ora di contrattazione, ovvero dalle 9 alle 10? Sicuramente la configurazione che vedete sono andato a evidenziare proprio in area 7652 di un partner armonico rialzista, trattasi di un BAT partner che vedete ha consentito e ha riportato gli acquisti nella seconda parte di giornata. Attualmente il futuro si trova ancora sull'area psicologica dei 7700. Che cosa ci attendiamo per il proseguo della giornata? Visto il repentino, il fortissimo spike ribassista della giornata di ieri, non escludiamo che ci possa essere nei prossimi minuti e nelle prossime ore un retest proprio di questi livelli o quantomeno in prossimità di area 7650 punti. Ecco, da qui sarà molto importante analizzare qualitativamente anche il movimento che andrà a configurarsi. In caso di rottura di questo livello che è già stato testato in un paio di occasioni, ecco, si avrebbe un segnale chiaramente negativo. Se viceversa questo supporto statico area 7650-7630 dovesse riuscire a sostenere il mercato, ecco, questo potrà successivamente riportare una fase rialzista fino a quantomeno area 7750. Ecco, andiamo a vedere l'interessantissimo movimento che si è configurato ieri a Piazza Affari. Ieri proprio in diretta, quando Milano aveva appena aperto le contrattazioni, avevamo evidenziato questa importante resistenza di breve termine, passante proprio a 17.650 punti, definendo la formazione di un partner armonico ribassista. Trattasi di un bearish cartley che ha riportato, vedete, anche in questo caso durante la prima ora di contrattazioni, fortissime vendite sul nostro listino. Partner armonico che ha funzionato da un punto di vista tecnico veramente molto molto bene, arrivato in maniera molto rapida al test del primo livello supportivo a 17.370, vedete come successivamente siano ritornate con assoluta convinzione gli acquisti nella seconda parte di giornata. Già a mezzogiorno il nostro listino difatti aveva definito nuovi massimi di periodo in area 17.750 punti. Per quanto riguarda il resto della giornata, un movimento laterale che ha fatto chiudere il FTSE MIB in salita dello 0,50%. Bene, qui che cosa ci attendiamo? Dovremo sicuramente, vedete, l'apertura odierna è stata praticamente prossima ai livelli di chiusura di ieri, ci troviamo a 17.700 punti. Da seguire con attenzione quello che è un supporto statico posto a 17.540 punti. Qualora Piazza Affari dovesse tornare su questi livelli e rompere al ribasso questo livello statico, genererebbe sicuramente un nuovo segnale ribassista con la prosecuzione poi verso questi livelli supportivi. Difatti è importante sottolineare come, nonostante la definizione di questi nuovi massimi di periodo, la chiusura giornaliera sia stata comunque inferiore a 17.700 punti, il livello che vi ricordo rappresenta una resistenza fondamentale anche per le prossime giornate. Tuttavia, se questo breakout ribassista non dovesse configurarsi nelle prossime ore, non possiamo escludere anche una prosecuzione del rialzo che abbiamo visto ieri nella seconda parte della mattinata, con possibili obiettivi da porre a 17.827-17.835 punti. Interessante anche da seguire assolutamente l'obbligazionario tedesco, ecco, vedete come la tendenza sia ritornata ad essere positiva nelle ultime ore. Attenzione perché proprio in questi minuti il Bund tedesco si sta portando a registrare un breakout rialzista di area 143 e 36, breakout che se dovesse appunto andare in maniera positiva e quindi proseguire questo rialzo degli ultimi minuti, potrà definire un nuovo segnale rialzista con obiettivi che ancora una volta confermiamo a 144,34, 144,54. Spostiamoci sul mercato valutario, euro-dollaro che vedete ancora una volta staziona in prossimità dei minimi di periodo, ci troviamo attualmente sotto, poco sotto area 1,33, da seguire in questo caso soprattutto il supporto che corrisponde ai minimi di periodo delle ultime giornate, ovvero area 1,32,64, in caso di cedimento verrebbero richiamati con ogni probabilità nuovi venditori sul cross valutario. Cable che prosegue ancora una volta la debolezza, sterlina contro dollaro americano, ci troviamo ancora attualmente sui minimi di periodo, da seguire assolutamente proprio questi livelli, quindi area 1,58,20, 1,58
10 se dovessero tenere, ci attendiamo un ritorno degli acquisti, un primo segnale positivo sopra 1,58,90. Prosegue la debolezza viceversa su dollaro americano conto franco svizzero dopo il doppio test di 0,9375 0,9390. Abbiamo registrato uno storno di circa una figura nelle ultime giornate. Sottolineiamo ancora una volta un primo supporto posto a 0,9262. Obiettivo finale del movimento a 0,9198. Andiamo a vedere anche quelli che saranno i dati macroeconomici più importanti della giornata odierna. Sul fronte europeo da seguire in mattinata, sicuramente anche analizzando e monitorando quello che sarà l'impatto sul cable alle 10.30, il dato, ovvero le minute del Regno Unito. Questo sicuramente i risultati potranno dare nuova direzionalità al cross valutario. Nel pomeriggio poi da seguire anche alle ore 16 il dato sulla fiducia dei consumatori europei. Per quanto riguarda Wall Street, due dati previsti in agenda, trattasi dell'indice Redbook e dell'indice settimanali di richieste di mutui ipotecari. Molto importante da un punto di vista societario quelle che saranno le trimestrali pubblicate oggi, soprattutto dopo la chiusura dei listini americani, i risultati societari di Apple che con ogni probabilità potranno definire un movimento sicuramente piuttosto direzionale. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.